vedremo i dati, le caratteristiche, le peculiarità del biogas e del biometano verso quale situazione. C'è una situazione in cui il biogas è idealmente al centro di un triangolo che tocca lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo del territorio, lo sviluppo di energia e ambiente, e tutto inquadrato in quello che è una strategia energetica nazionale, di cui ora noi disponiamo di una versione, cambierà la politica, magari ne disporremo di un'altra, però è evidente che questo triangolo deve inquadrarsi in quello che è uno sviluppo strategico del sistema paese. Vediamo quindi i dati di cui, da cui partiamo, ce li siamo detti tante volte, questi appaiono essere anche con un confronto più studioso, quelli più aggiornati. Abbiamo in Italia praticamente quasi 2.000 impianti installati con una potenza di circa 1.400 MW, di cui l'80%, grosso modo, è rappresentato dal settore agricolo. Questo ha portato nel tempo investimenti notevoli, noi diciamo sempre 4 miliardi di investimenti, e nel contempo un'occupazione stabile di un certo livello. Sono valutati circa 12.000 lavoratori. Attenzione qui, bisogna fare attenzione ai dati, 12.000 sono gli addetti che lavorano stabilmente nel settore del biogas, sugli impianti essenzialmente e nell'indotto permanente, non sono i FULA cosiddetti, cioè unità operativa annuale, quello è il lavoratore impiegato equivalente impiegato tempo, quello è più basso, però probabilmente non tutti gli addetti sono impiegati a tempo pieno sull'impianto, ovviamente. Quindi questi sono quelli che, il numero di teste che lavorano, altre statistiche si riferiscono ad altri valori. Quindi se vedete anche altri valori nella presentazione che si fece, teniamo conto di queste considerazioni. Il settore sono 8 terawattora all'incirca di energia rinnovabile, quindi più o meno il 10%. Dell'energia rinnovabile, e l'energia termica che c'è, anche se viene usata poco, ma c'è, ed è energia termica di qualità, perché è energia termica ad alta temperatura, quindi anche questo è un elemento, è un dato caratteristico del settore. Le caratteristiche invece dello sviluppo del biogas, bene, la prevalenza degli investimenti è nel settore agricolo, come abbiamo visto, e dobbiamo anche dire la verità, gli investimenti sono sostenuti dai fondi del settore agricolo fondamentalmente. Quindi è un settore che ha lavorato mettendoci le proprie forze. Oltre a questo c'è stato e c'è uno sviluppo di una catena industriale italiana e vi sono notevoli ricadute di competitività sul settore grazie ai numeri che abbiamo visto. Altro elemento o caratteristica importante del settore biogas, stiamo facendo un excursus che poi ci servirà chiaramente per proporre quello che è una strategia a lungo termine, la produzione di biogas è integrabile nel ciclo economico delle aziende, è integrata nel ciclo economico delle aziende, direi più che integrata, non è una potenzialità, il biogas si è integrato nell'agricoltura. Oltremodo, è inutile dirlo, ormai con il biogas dal right, come concept, si riduce la necessità di suolo, si incrementa la resa agronomica e si incrementa la valenza ambientale in termini di riduzione della CO2. Le peculiarità della produzione di biogas, sempre viste ovviamente nell'ottica di un'attuazione di una strategia energetica di più ampio respiro, bene, il biogas e il metano è un vettore energetico flessibile. Flessibile cosa significa? Significa che può essere utilizzato in diversi modi, può essere destinato a diversi utilizzi, trasporto, immissioni in rete, produzione e via dicendo. È stoccabile, un elemento della flessibilità e la stoccabilità, sia nel breve che nel lungo termine, che quindi fanno di questo vettore un vettore energetico prezioso per la gestione della richiesta energetica stagionale. No? La produzione di elettricità da biogas e biometano è poi anche programmabile, prima Claudio l'ha detto. Si può programmare il gestore, grazie
alla stagionalità, oltre, scusate, alla stoccabilità, oltre a programmare invece stocco il biogas di biometano, e quindi posso anche programmare la produzione, che l'utilizzo, diciamola così, posso programmare l'utilizzo. Viene in mente subito la programmazione della produzione elettrica.